high tech. Soki, prima auto elettrica cilena, ha iniziato a sfrecciare nelle strade di Santiago del Cile. Il veicolo a due posti prende il nome da una parola indigena, dei Selknam, tribù ormai estinta della Patagonia, che significa due. L'autonomia è di 60 km e la batteria si ricarica in 3 ore. Daniel Paveth, uno dei creatori, spiega come sia venuta l'idea di un veicolo col comfort di un'automobile tradizionale, ma che sembra una moto. Rientra in una motivazione personale, poi però si è rivelata una sfida tecnica che abbiamo cercato di risolvere con l'inclusione e lo sviluppo in uno stesso prodotto del concetto di sicurezza e comfort esistente in un'automobile, ma anche con l'agilità di una moto e l'efficienza di una bicicletta, cercando inoltre tutte le possibili economie. Il veicolo, che sarà in vendita entro il marzo 2016, è stato sviluppato col supporto del Chile Production Development Corporation, organizzazione governativa che promuove la crescita economica del paese. C'è chi saluta questo veicolo come una soluzione per i centri urbani molto popolati. Si tratta di sfide che sono sempre più presenti, soprattutto per le città densamente popolate. Mi piace esaltare questo progetto perché i suoi creatori hanno proposto una soluzione pulita, efficiente e che presenta un alto standard di comfort e di sicurezza. Nelle prossime settimane Paves e il suo team andranno in visita ad 11 città in tutto il Cile per promuovere l'auto e mostrare quella che è l'innovazione cilena nell'ambito delle tecnologie avanzate.